Ufficio Zero Linux è un progetto recentemente ripreso da un'azienda italiana con lo scopo di fornire un sistema operativo a liberi professionisti, partite IVA, enti privati e statali che vogliono utilizzare uno strumento gratuito utile e di facile comprensione per affrontare senza traumi una migrazione da Windows a Linux. Vediamo cosa ha di particolare e perché vale la pena provarlo. Ciao da Dario, qualche veterano di Linux avrà certamente già sentito parlare di Ufficio Zero e potrebbe ricordare che il progetto era stato abbandonato. Ma dal 2020 una società attiva nel settore dei servizi internet, italiana e con un team tutto italiano, lo ha ripreso. Lo scopo è rilasciare un sistema operativo gratuito ed open source, leggo dalla homepage, rivolto a liberi professionisti, partite IVA, enti privati e statali che vogliono utilizzare uno strumento gratuito, utile e di facile comprensione. Sono stato contattato dal team con l'invito a provare una delle versioni. Ho confessato di aver già visitato il sito web di Ufficio Zero senza trovare la curiosità per metterlo alla prova. Ma nella mail mi sono state segnalate caratteristiche interessanti, non così apparenti nel sito web, per cui ho cambiato subito idea. Attualmente la versione più nuova e supportata fino al 2027 è la 11.1, che prevede edizioni a 64 bit e 32 bit, basate rispettivamente su Linux Mint 21.3 e LMDE, Linux Mint Debian Edition 6. Ma come ripeto, al di là dell'aspetto di ricercata somiglianza con il desktop delle ultime versioni di Windows, non risulta immediatamente chiaro il perché si dovrebbe scegliere tale distribuzione GNU Linux rispetto a quelle su cui si basa. Ma di sostanza e ragioni, oltre alla provenienza italiana, ce ne sono davvero tante e le vediamo nel dettaglio. Ma prima, restando in tema di prodotti e servizi tutti italiani, presento Kabbit, che ringrazio per aver sponsorizzato la realizzazione di questo video. Ho già parlato del loro servizio di Cloud Object Storage, geodistribuito per aziende italiane. Con Kabbit i dati del backup sono cifrati, frammentati in pezzi e distribuiti su una rete peer-to-peer interamente localizzata in Italia e quindi in conformità con il GDPR e tutte le altre normative legate alla privacy dei dati. I nodi della rete sono le tante aziende utilizzatrici, tra cui Amadori, Bologna Airport e Granarolo, ad esempio. Ma i dati della tua azienda non corrono alcun rischio di essere spiati o andare persi. Ogni nodo, infatti, ospita solo un frammento crittografato dei dati localizzati presso altri peer. E ovviamente quel frammento sarà replicato anche su altri nodi, giusto per rimarcare la sicurezza del sistema. Se un nodo della rete Kabbit va giù, una procedura di recovery crea automaticamente dagli altri nuove copie del dato per garantire sempre e comunque la ridondanza. Kabbit è compatibile con Veeam, Synology, QNAP e tutto l'ecosistema S3. Quindi creare un backup geodistribuito è immediato e semplice ed è anche molto scalabile, non servono investimenti hardware. Se ti interessa approfondire Kabbit, lascio nella descrizione sotto al video il link al sito da cui potrai attivare una prova gratuita del servizio. Tornando alle valide ragioni per mettere alla prova Ufficio Zero, anzitutto la più recente versione di punta per sistemi a 64 bit è basata sulla concomitante versione 21.3 di Linux Mint Cinnamon. E Linux Mint, specie nell'edizione ammiraglia con l'ambiente desktop Cinnamon, è una garanzia da quasi 20 anni. Diffusamente consigliata come prima distribuzione Linux per chi è stanco di costi, imposizioni e limiti di Windows, ha conquistato una popolarità persino superiore a quella di Ubuntu. Alla base di questo fenomeno ci sono una incredibile semplicità di installazione e configurazione, ampia compatibilità hardware e supporto immediato per la riproduzione di file multimediali. Una ricca dotazione di serie di programmi unita ad un aspetto sobrio, gradevole ed intuitivo per semplificare il passaggio da sistemi Microsoft si aggiungono ai 5 anni di supporto e aggiornamenti per ogni versione. Ma Ufficio Zero Linux 11.1 aggiunge anche molto altro alla solida ed affidabile base di Linux Mint. Come ho anticipato, Ufficio Zero strizza l'occhio agli utenti e alle realtà professionali e aziendali abituate a Windows, ma forse esasperate da costi, problemi e politiche commerciali aggressive di cui Microsoft si sta rendendo sempre più spesso protagonista. È per questo che la versione 10 di Ufficio Zero, che riceverà supporto e aggiornamenti di sicurezza fino a primavera 2025, ha un aspetto molto simile a quello di Windows 10.
mentre la versione 11.1, supportata fino ad aprile 2027, ha tema, icone e posizione del menu che richiamano quello di Windows 11. La ragione che ritengo fondamentale per mettere alla prova Ufficio Zero è legata alla presenza di repository aggiuntivi curati dal suo team che sono aggiunti alle fonti software di Linux Mint. Tra poco vediamo in cosa consistono. Per il mio spettatore meno esperto, ogni sistema operativo basato su Linux è legato ad archivi ufficiali di software. Ci sono componenti di sistema e programmi installati e installabili. Una garanzia di eseguire sul proprio computer software dal codice verificato e sicuro, e ovviamente di riceverne aggiornamenti quando disponibili. Ufficio Zero Linux viene fornito in svariate versioni, sia per architetture PC a 64 bit e 32 bit, che per netbook e tablet, basate su Linux Mint Cinnamon, LMDE, PC Linux OS e Debian. Nella home page del progetto e nella pagina timeline puoi approfondire dettagli, requisiti hardware e durata del supporto. Una nota la merita duplica: un sistema operativo come una sorta di coltellino svizzero che contiene tutto il necessario per effettuare backup e ripristino di immagini di sistema, recuperare file cancellati, resettare password amministrative e tanto altro. Io scelgo l'ultima versione per PC a 64 bit basata su Linux Mint 21.3, la 11.1, che infatti sembra essere suggerita come prima opzione per i computer moderni. Tale versione, che riceverà supporto ed aggiornamenti fino ad aprile 2027, ha un requisito minimo di 2 GB di RAM, come da specifiche di Linux Mint. Ma personalmente direi che persino 4 potrebbero essere pochi per un utilizzo in ambito professionale. Ho quindi deciso di scaricare il file ISO per l'installazione di Ufficio Zero Linux 11.1. In effetti ho scaricato il file torrent. Questo mi permette di sfruttare il protocollo di condivisione peer-to-peer scaricando a massima velocità da tutti gli utenti che la condividono. Io uso Deluge, ma Transmission è il programma incluso in Linux Mint associato alla gestione dei torrenti. Scaricato il file, ho confrontato l'impronta MD5 con quella pubblicata dagli autori per avere certezza che il file fosse integro e originale. Con il mio PC fisso, con Linux Mint, sono poi bastati una pennetta USB e un paio di clic per masterizzare in modo appropriato il file e avere certezza che si avvii sia nei PC moderni basati su firmware UEFI che in quelli dotati del vecchio BIOS. Ho quindi inserito la pennetta USB nel portatile, avviato dal supporto e subito proceduto all'installazione. Semplicissima e rapida, quasi quanto quella di Linux Mint, che richiede meno di 10 minuti se hai un SSD. Ovviamente ha riconosciuto la presenza di Linux Mint e mi ha consentito di affiancargli Ufficio Zero in un cosiddetto dual boot per scegliere il sistema all'avvio. Al primo avvio da hard disk mi accoglie la schermata di benvenuto in stile Linux Mint con le sue peculiarità, tra cui riferimenti alla documentazione e al forum di assistenza specifici di Ufficio Zero. Così come faccio dopo una nuova installazione di Linux Mint, ho anzitutto impostato mirror locali per gli aggiornamenti e li ho scaricati ed applicati. Lo stesso ho fatto per installare i driver per la scheda grafica Nvidia del mio portatile dall'apposita utilità. Al primo avvio colpisce la personalizzazione dell'aspetto di Linux Mint in stile Windows 11. Per gli utenti che apprezzano l'aspetto dell'ultimo OS Microsoft, più avanti mostrerò piccole modifiche che ho apportato all'aspetto di Ufficio Zero Linux 11.1 per renderlo ancora più simile. Come accennato, il team di Ufficio Zero sta facendo un incredibile lavoro per arricchire la dotazione software di Linux Mint con programmi molto utili, specie, ma non solo, per gli utenti italiani, integrando tra le fonti software un paio di repository aggiuntivi appositamente curati. Anzitutto, nel primo repository aggiuntivo di Ufficio Zero Linux sono integrati driver proprietari di tantissime stampanti e scanner di tutte le marche. Come ho spiegato nel tutorial su stampanti multifunzioni a proposito dell'utilizzo di Linux Mint per lavoro, le stampanti HP sono riconosciute automaticamente alla prima connessione. Ma quelle di altre marche e tutti gli scanner, anche quelli HP, hanno bisogno di specifici driver proprietari per Linux. Sono comunque disponibili nei siti web dei rispettivi produttori, ma si scaricano e si installano con procedure differenti a seconda della marca prima di poter stampare e fare scansioni. Quando però colleghi una stampante multifunzione di qualunque marca al computer con Ufficio Zero,
puoi essere ragionevolmente sicuro che abbiano già aggiunto i relativi driver che sono installati automaticamente in fase di riconoscimento dell'hardware. Perlomeno così è stato per la mia multifunzione HP a colori che mi ha permesso di stampare ed effettuare scansioni senza alcun intervento pochi secondi dopo la connessione del cavo USB. È invece bastato accendere la multifunzione wireless perché fosse riconosciuta e pronta all'uso. Già questo è un aspetto interessantissimo, salva tempo e complicazioni. Qualora la tua multifunzione non sia operativa subito dopo la prima connessione, registrati ed apri una discussione nel forum di supporto di Ufficio Zero e provvederanno ad integrare eventuali driver negli archivi. Il tuo problema, se un driver è disponibile, sarà risolto anche a favore di prossimi utenti, arricchendo il nutrito archivio della distribuzione. Ovviamente, come dico sempre, non si può sempre e solo chiedere. Se ti rivolgerai al supporto di Ufficio Zero, mi auguro che a cose fatte tu abbia il buon senso di effettuare una piccola donazione al suo team se vuoi sperare di poter usare Ufficio Zero anche in futuro, senza aspettarti che siano altri a farlo. Un secondo repository aggiuntivo, previsto per gli utenti di Ufficio Zero, permette di ampliare la disponibilità di programmi che sarebbero integrabili solo tramite i formati Snap, che Ufficio Zero come Mint non prevede per la carenza di privacy del formato, o Flatpak. Parlo ad esempio di browser come Opera, Brave, Chrome e persino Edge, che gli utenti possono quindi installare senza complicazioni e con un click nel formato tradizionale Deb adottato da Debian, Ubuntu e Linux Mint. Un altro aspetto che può semplificare il passaggio a Linux con Ufficio Zero riguarda l'integrazione di un meccanismo di installazione automatica di Wine che manca a Linux Mint e a LMDE. Wine non è propriamente un emulatore per Windows, ma un meccanismo di traduzione simultanea di comandi che permette l'esecuzione di programmi per Windows, non tutti, nativamente in Linux. Se dotare Linux Mint della più recente versione di Wine non è cosa semplicissima né rapida, con Ufficio Zero basta cliccare l'icona dell'utilità Install Wine Installer che si trova nel menu sotto Accessori. Attendi lo scaricamento dei pacchetti e la configurazione e sei subito in grado di avviare il setup di un programma per Windows. Un'altra nota di merito, quindi. In Italia non c'è libero professionista o ambito aziendale in cui non sia ormai indispensabile avere a disposizione strumenti di firma digitale o di accesso a portali web come Agenzia delle Entrate e simili basati su CNS o CIE. Puoi passare a Linux senza temere alcun problema sotto questi aspetti. E Ufficio Zero ti viene incontro più di altre distribuzioni Linux. Integra infatti un meccanismo di scaricamento, installazione e configurazione automatica degli strumenti di firma digitale Aruba Sign e firma 4NG nelle ultime versioni disponibili. Certo, la presenza di questi programmi è solo una parte della soluzione senza un lettore compatibile e una gestione appropriata dei certificati. Ma il bello di Ufficio Zero deve ancora venire. Come ho detto poco fa, uno degli aspetti più preziosi di Ufficio Zero è la cura che viene riservata al mantenimento di repository di software aggiuntivo rispetto a quelli di Linux Mint. Ma non ci sono solo driver di stampanti e scanner. E tutto ciò che viene offerto in aggiunta ai programmi installabili da gestore applicazioni, il centro software di Linux Mint, è associato all'utilità post-install che trovi nel menu sotto amministrazione. Si tratta di un clone del centro software di Linux Mint tramite cui esplorare ed installare con un solo clic i programmi aggiuntivi disponibili per Ufficio Zero. Ho parlato di strumenti di firma digitale installabili con un clic e l'ho fatto anche nel tutorial CNS CRS firma digitale SLPCT con Linux, di cui consiglio la visione se ti interessa l'argomento. Trovi il meccanismo di download e installazione di Aruba Sign nel menu sotto Altro. In post-install puoi facilmente trovare ed installare con un clic anche il programma Firma 4NG di Bit4ID o GoSign di InfoCert. Prima sarà necessario però integrare nel sistema il driver Middleware per abilitare il riconoscimento dei più comuni lettori CNS di Bit4ID. Per questo devi aprire il gestore pacchetti Synaptic e cercare Idemia.
Un segno di spunta è la conferma di installazione ed il tuo lettore basato su libbit 4 XPKI e modulo crittografico PKCS11 sarà operativo in un istante. Avvocati e consulenti che hanno a che fare con l'amministrazione della giustizia civile sanno di poter usare Linux anche per questi aspetti. Sanno anche che affrontare l'allestimento del lettore CNS, la gestione dei certificati e soprattutto l'installazione e configurazione del software SLPCT per la creazione e firma di buste e il deposito telematico comporta una serie di operazioni che hanno messo a dura prova chiunque vi si sia cimentato. Anche per questa ragione realizzai e continuo ad aggiornare il tutorial CNS, CRS, firma digitale SLPCT con Linux anche successivamente alla pubblicazione del video su YouTube. Una volta integrato con un clic il middleware per il lettore della carta, però Ufficio Zero ti toglie ogni pensiero. Chi si sia già scontrato con SLPCT in Linux ha imparato a proprie spese che la documentazione ufficiale non è proprio chiara né aggiornata e che SLPCT richiede una versione obsoleta di moduli crittografici gestiti col linguaggio Java. Questi vanno prima cercati ed installati e poi si deve lanciare un comando da terminale per istruire il sistema operativo a ricorrere a tale versione invece di quella più ridefinita, più recente. Ebbene, su mia richiesta, il team di Ufficio Zero ha integrato in tempo record nel sistema un raffinato meccanismo di installazione di SLPCT che trovi nel menu principale sotto Altro. Lo script di installazione di SLPCT in Ufficio Zero si occupa di tutto, richiedendo solo all'utente la conferma dell'utilizzo della versione 8 delle JRE, Java Runtime Edition, in luogo della predefinita, per superare in pochi istanti tutti gli ostacoli. E non l'hanno prevista solo nell'edizione basata su Linux Mint Cinnamon, che prevede ancora tale versione di Java nei propri archivi, ma anche in quella su base Debian che ne è priva, rendendo necessario cercare e scaricare dal web una soluzione alternativa. Una piccola nota riguarda il fatto che il meccanismo di installazione di Aruba Sign e di SLPCT in Ufficio Zero ad oggi prevede solo l'aggiunta di una icona sul desktop. Essa non viene integrata nel menu applicazioni e non può essere agganciata al pannello, la barra dei programmi preferiti. Per ovviare bastano un paio di passaggi. Clicca con il pulsante destro sull'icona desktop, su Proprietà e copia il comando con il percorso del programma. Clicca poi con il pulsante destro sul desktop e su Crea un nuovo lanciatore qui. Inserisci il nome e incolla il comando. Se vuoi personalizzare l'icona, clicca su Sfoglia, Altro e arriva fino al percorso in cui si trova il programma identificando l'immagine PNG. L'icona del programma sarà inserita nel menu alla categoria Altro, ma con un clic del pulsante destro potrai agganciarla al pannello. Se desideri spostare l'icona in altra categoria, puoi farlo in pochi passaggi dall'editor di menu. Ho spiegato come farlo nel tutorial Personalizzare Linux Mint Cinnamon. Se aspetto di Windows 11 deve essere, la mia esperienza con il desktop Cinnamon mi ha suggerito una parziale modifica di quello previsto in Ufficio 011. Essa consiste principalmente nell'eliminatore dello spaziatore tra l'applet meteo e il pulsante di apertura e lo spostamento nella parte centrale del pannello dell'applet elenco finestre raggruppate. Ho poi eliminato il menu tipico di Cinnamon e usato Cinnamenu, che ho posizionato come prima icona a sinistra sempre nella zona centrale del pannello. Ho eliminato il campo di ricerca web perché Cinnamenu permette ricerche web nel suo campo ed ho rimpicciolito le icone da 64 a 32 pixel. Per maggiori informazioni sulla personalizzazione del pannello e sull'installazione di Cinnamenu, ti invito nuovamente a dare un'occhiata al tutorial Personalizzare Linux Mint Cinnamon. Insomma, specie per un utente italiano, di motivi per scegliere anche sul lavoro Ufficio Zero Linux per abbandonare Windows ce ne sono tanti. La base della versione 11, basata su Linux Mint 21.3, poi rappresenta una garanzia ulteriore di vantaggi superiori rispetto ad altre distribuzioni GNU Linux.
Anzitutto, Linux Mint e quindi anche Ufficio Zero integrano tra i suggerimenti di configurazione iniziale la pianificazione delle istantanee di sistema, chiamate in Windows punti di ripristino. Per il tramite del programma TimeShift, integrato nell'installazione e mantenuto proprio dal team di Linux Mint, si può riportare il sistema ad una configurazione funzionante in caso sorgano problemi. Persino se il computer non si avvia più, eseguendo una sessione live dal supporto di installazione di Ufficio Zero, TimeShift è in grado di ripristinare dall'esterno l'ultimo punto di ripristino per consentire il riavvio del PC. In secondo luogo, sempre tra i suggerimenti iniziali, Linux Mint e Ufficio Zero invitano all'attivazione del firewall che può essere effettuata in forma grafica cliccando su un interruttore ed attivando il profilo più conveniente. Alcuni programmi richiedono libertà di comunicazione con la rete, come ad esempio Samba, che permette di integrare postazioni Linux nelle reti Microsoft, o il protocollo CAPS per inviare stampe ad una stampante di rete. Sempre in modalità grafica sarà possibile isolare ed applicare apposite regole tramite il firewall. Poi mi viene in mente Warpinator, il programma integrato in Linux Mint che permette l'invio di file tra postazioni connesse alla medesima rete senza alcuna necessità di configurazione. Il programma ha destato così tanto interesse che non solo è disponibile in altre distribuzioni Linux, ma è integrabile anche in postazioni Windows tramite Wimpinator, applicazione non ufficiale di Linux Mint, ma approvata e sponsorizzata dal suo team. E non basta, perché versioni non ufficiali, ma altrettanto approvate dal team di Linux Mint, sono disponibili sia per Android che per iOS, consentendo quindi un'immediata condivisione di file e documenti tra dispositivi in ufficio o in azienda. Linux Mint è anche dotato di un'utilità chiamata applicazioni web. Questa consente di assegnare un'apposita icona e finestra di browser a siti web di utilizzo frequente, che così possono venire integrati nel menu, sul desktop e nel sistema come fossero programmi autonomi. E questo permette di non perderli tra le tante schede aperte nel browser. Penso ad esempio a gestionali o programmi di fatturazione elettronica o contabilità. Ufficio Zero è accompagnato da un wiki con informazioni di base, ma anche il blog permette di verificare le novità dei progetti. Quanto al supporto, la strada migliore è quella di aprire una discussione nel forum. Per limitare la proliferazione di account e di spam nel forum, il team di Ufficio Zero prega di inviare una mail all'indirizzo dev@ufficiozero.org per confermare la propria registrazione e consentire l'attivazione dell'account. Ufficio Zero 11.1 è un sistema operativo che mi ha convinto e non posso che suggerirlo in alternativa a Linux Mint per l'ambito lavorativo per le maggiori rifiniture offerte a vantaggio soprattutto dell'utenza italiana. E siccome il team di Ufficio Zero è composto dei dipendenti della società Siite che lo fanno nel tempo libero, un incoraggiamento per consentire di coprire spese e far crescere il progetto è ancora più utile. Ribadisco che non si può sempre solo chiedere ed avere, specie se intendi fare di Ufficio Zero il sistema operativo per il tuo studio, ufficio o azienda. Accedi alla pagina donazioni del sito web e potrai farlo con diverse criptovalute in modo anonimo. Altrimenti, come ho fatto io, usa la piattaforma LiberaPay. Io avevo già un account perché supporto, per quello che posso fare, altri progetti che ricorrono alla stessa piattaforma. A meno che tu non voglia valutare una delle formule di assistenza remota che sono fornite per il tramite della società Siite. Ricapitolando, Ufficio Zero Linux è un progetto tutto italiano e la versione 11.1, basata sulla più recente versione di Linux Mint Cinnamon, ha confermato nelle mie prove la solidità della sua base. Il grande lavoro di mantenimento di repository aggiuntivi permette di utilizzare stampanti multifunzione e scanner di ogni marca senza alcun intervento dopo la prima connessione. Il centro software post-install si affianca a quello tradizionale di Linux Mint per offrire un'esplorazione semplice ed un'installazione con un clic di molti interessanti programmi compilati dal team dai sorgenti. Programmi che in Linux Mint e altre distribuzioni richiederebbero i pesanti e discussi formati Snap o Flatpak.
A questo si aggiungono il supporto completo e immediato per lettori di CNS e CIE, l'installazione e configurazione automatizzata per i più comuni programmi di firma digitale e quello per la gestione del processo civile telematico. Con il suo aspetto che ricalca quello di Windows, le formule di assistenza professionale offerte dal suo team, Ufficio Zero si rivela una scelta sensata per utenti esigenti e per l'adozione in ambito professionale e aziendale. Ti consiglio di seguire i loro social ed il blog con le notizie perché ho saputo in via ufficiosa che ci sono molte altre interessanti novità che stanno per essere introdotte e vedranno la luce dopo la pubblicazione del video. Nel frattempo ti ringrazio per la disponibilità del tuo tempo a vedere questo video e ti rimando alla prossima. Ciao!